a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo fare un video che riguarda semplicemente il Canada. Su questo canale sembra che il Canada sia maltrattato e che non mi piaccia e che io lo critichi, ma non è vero niente, io adoro il Canada e siccome ho fatto un video per le cose che mi mancano dell'Italia, oggi volevo fare un video sulle cose che io amo del Canada, alcune cose che alcune sono stupide, altre sono un po' meno stupide e poi volevo dire un po' di cose random che mi sono venute in mente ma che volevo includerle comunque nel video, che non per forza devono essere delle cose che mi piacciono ma sono delle semplici curiosità per quanto riguarda il Canada. Allora, partiamo subito dalla cosa più bella, ma proprio più bella che esiste in Canada, ovvero la legge sul fumo. Allora, io voglio fare una statua alla persona che ha fatto questa legge perché cosa succede? Qua in Canada alle fermate degli autobus non si può fumare. Alleluia! Seconda cosa, quando sei di fronte a un negozio, a una scuola o un qualunque edificio, devi essere distante 9 metri per poter fumare. Il che è una cosa bellissima. Questo ti evita di uscire fuori da un supermercato, da un centro commerciale, da una scuola, da un qualsiasi cosa e non essere affumicato, perché i fumatori sono tutti là. Remember when you used to be able to smoke in bars? Oh, hey dude, I think that hot girl over there is smiling at me. That's a chair, but yeah, dude, hit that. Guys? Marco! Polo! Quando sono arrivata in Canada la prima volta e uscivo dall'università vedevo delle persone che fumano, erano sempre molto distanti, che pensavo che fossero magari distanti, non lo so, per una qualsiasi altra ragione non sapevo ci fosse questa legge. Poi mi sono accorta un giorno che c'erano tipo i cartelli con scritto devi essere distante 9 metri, se no hai la multa, bla 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 bla. Ho detto, oh però bella lì, perché io mi ricordo quando ero al liceo e volevi uscire a intervallo, a fare il tuo intervallo nella natura e respirare aria, e uscivi e c'era tutta la gente che fumava e tu morivi. La seconda cosa che amo da impazzire è il fatto che posso usare la mia carta di credito in qualunque cosa. Se io ho deciso che voglio pagare 30 centesimi con la mia carta di credito, pagherò 30 centesimi con la mia carta di credito. Non è una questione del oh, la carta di credito sono figa, è una questione che in Italia non puoi usare la carta di credito in tanti posti, cioè se vai a prenderti un caffè non puoi usare la carta di credito. Io in Italia tipo avevo la carta quella di bancomat che non ho mai usato, cioè l'ho usato solo per pagare l'università ma per il resto non ho mai usato il bancomat, qui invece uso sempre la carta e amo il fatto di usare la carta perché vedo sempre su cosa spendo i soldi, cioè mentre quando hai i soldi che vai dopo non capisci tipo più niente, dici vabbè avevo 50 dollari, dove sono i miei 50 dollari, mentre quando hai la carta hai tutte le tue transazioni, hai tutto quello che hai speso sulla carta e riesci tipo a dire oh guarda quanto schifo faccio, quindi è molto molto meglio, cioè, io adoro questa cosa, infatti mi viene già il male a ritornare in Italia ad avere di nuovo il portafoglio pieno di monete. Un'altra cosa che riguarda i soldi, giusto per restare in tema, è che qui al lavoro vieni pagato ogni 2 settimane e non ogni mese come in Italia. Mentre in Italia muori per un mese e poi alla fine vedi i tuoi soldi, qui invece ogni 2 settimane tu hai la paga per quelle 2 settimane. Io lo trovo una cosa molto più comoda perché magari in quella settimana devo pagare l'affitto o magari devo avere delle spese o insomma la trovo molto meglio perché ogni 2 settimane riesci un po'. Trovo che riesci a gestire meglio le tue finanze piuttosto che quando hai tipo la paga a fine del mese, a inizio del mese, piuttosto che quando hai la paga a inizio del mese e ti metti a fare ok affitto, ok questo e rimani con niente per un altro mese, così. Quindi un'altra cosa che amo del Canada, questo riguardano le case soprattutto, è il fatto che loro non hanno gli armadi come mobili, i loro armadi sono nei muri, cioè tu praticamente in una stanza non devi avere l'armadio ma è tipo una porta che la apri ed è un armadio, il che è una cosa bellissima perché occupa veramente meno spazio, quindi in stanza eviti di avere armadi che occupano tipo metà della tua stanza e dopo non hai più spazio per metterci altro. E poi hanno queste cose in realtà un po' dappertutto nelle case, cioè io ce l'ho in corridoio, ne ho 2, ne ho 1 in cucina e ne ho 2 in camera da letto e ne ho un altro tipo in questa altra stanza.
E adoro questa cosa, cioè è bellissima. Uno, eviti di spendere soldi su un armadio, che magari vuoi un armadio gigantesco. Due, è una cosa molto confortevole perché sono delle porte che tu vedi, quindi non è un mobile. Bellissimo, adorabile. Un'altra cosa bellissima del Canada, ma soprattutto del Quebec, anzi è solo del Quebec, è l'accento francese. Allora, io so che c'è tanta gente nel mondo che odia l'accento francese, e io ero una di quelle. Però, se sentite l'accento del Quebec, non potete capire, cioè non tornate più indietro. Cioè io adesso, quando sento un francese, un belga, un qualsiasi altro francofono parlare, io mi sento male perché non ce la faccio più a sopportare l'accento vero francese. Mentre qua l'accento quebecois è veramente bellissimo. Ok, dipende dalle regioni, ci sono delle regioni in cui l'accento è terribile, cioè per una cosa assurda, però in questa regione dove sono io va bene, è bellissima, è un accento veramente stupendo e io non sono ancora riuscita veramente a prendere l'accento quebecois, sono a metà strada, ho un accento un po' mezzo francese, mezzo quebecois, infatti la gente ha un po' di difficoltà a capire che nazionalità io sia, però vorrei davvero un giorno riuscire a parlare vero quebecois. Vabbè, ce la faccio con le parolacce, state tranquilli, quelle le ho imparate tutte. Quando sono arrivata in Canada non capivo niente di tutte le parolacce che usavano, perché i quebecois usano parolacce diverse dai francesi, quindi se avete studiato francese, se siete stati in Francia e sapete le parolacce, non sapete niente. You know nothing, Jon Snow. Ecco, quindi le parolacce del Quebec sono una cosa, una più bella dell'altra, io le so tutte e ho imparato a usarle e mi sento molto ma molto fiera. Anzi, due cose che c'entrano una con l'altra è la natura. Allora, in Canada, come tutti sapete, c'è praticamente il Canada è tipo il 10% delle foreste mondiali, quindi praticamente hanno un sacco di alberi, ecco, mettiamola così. E la loro natura è bellissima, cioè in ogni città, ovunque tu vada, sei sempre circondato dalla natura, anche nelle città più grandi, anche nelle metropoli più grandi, avrai sempre tipo dei parchi giganteschi, avrai sempre alberi ovunque, perché comunque loro ci tengono alla natura, piantano sempre alberi, persino la mia università, che nel video dove ho fatto il tour del campus, ne stavo parlando che la mia università è molto ecologica, quindi ogni anno sul campus gli studenti vanno a piantare gli alberi. Cosa connessa alla natura è la neve. Io amo l'inverno, allora io amo l'autunno tantissimo, l'autunno è la mia stagione preferita, però io l'inverno lo adoro e adoro l'inverno qua in Canada perché appunto c'è la neve. Ok, gli inverni sono lunghi, faticosi, non ho messo il timer, sì, sono lunghi, però quando ti svegli la prima neve, cioè quando ti svegli e vedi la primissima neve, è come se vedessi per la prima volta la neve in vita tua, è sempre bellissimo. I paesaggi qui sono di una cosa meravigliosa. L'anno scorso sono andata in montagna, quindi avevo un paesaggio ancora più bello, addirittura con tutta la neve. E io amo la neve, cioè io amo la neve, io divento una bambina stupida quando vedo la neve, quindi adoro, cioè io non vedo l'ora che arrivi l'inverno. Il mese di gennaio è un po' quello in cui soffri di più perché è veramente il mese più freddo, però in generale la neve è bellissima. Adesso invece passeremo alle cose un po' random sul Canada, che alcune sono strane, altre credo forse di averle già dette, ma magari mi ripeterò un po'. Allora, primissima cosa è i canadesi non conoscono il meraviglioso e unico Nokia 3310. Un minuto di silenzio per favore per tutti i canadesi, perché loro non conoscono questa meraviglia del mondo. Cioè loro non conoscono il 3310. Io mi ero chiesta, ma scusate, ma quali sono stati i vostri primi telefoni? Cioè io ho chiesto al mio ragazzo, ho detto, cioè tu come da adolescente, qual è stato il tuo primo telefono? Lui prima di uscire con me, ovvero fino all'anno scorso, non ha mai avuto un telefono in vita sua. E già lì è strano. Infatti al primo appuntamento, quando mi ha detto che lui non ha un telefono, io volevo scappare perché pensavo fosse un psicopatico maniaco. Ma questi sono piccoli dettagli. Quindi lui mi ha detto no, nemmeno i miei genitori hanno mai avuto questo telefono. Io addirittura ho mostrato la foto perché tu non puoi non sapere cos'è il Nokia 3310. E lui mi ha detto che i telefoni in Canada sono arrivati più tardi rispetto al resto del mondo. This is the 90s, why does it look like 1986? The 80s didn't come to Canada till like 93. Scusate, mi sono lasciata andare, ma
parentesi sulla loro ignoranza, infatti di telefoni, volevo parlare delle loro case. Allora, le loro case sono bellissime, io adoro i quartieri qui in Canada perché hanno pochi appartamenti, hanno tantissime case, e vi spiegherò anche il motivo per il quale qui ci sono più case e meno appartamenti. Mentre tu in Italia puoi comprare un appartamento, qui in Canada tu non puoi farlo, nel senso che se compri un appartamento devi comprare tutto il blocco. Non so se mi sono spiegata, cioè praticamente se metti che io per esempio in Italia vivo in un blocco di 15 appartamenti, ok? Se io voglio comprare il mio appartamento, io devo comprare tutti i 15 appartamenti. Ecco, non so, cioè, si capisce? Ecco. Quindi qua, a parte le persone che sono in affitto, quasi nessuno abita in appartamento. Quasi nessuno, infatti quasi tutti hanno le case. E le case sono bellissime, cioè io adoro le case, io spero un giorno di avere una casa, io amo gli appartamenti, però una casetta, cioè, sono sempre belle. E loro, le loro case, non hanno alcuna recinzione. La recinzione non è che stica così, ma se correggetemi se ho detto una cazzata. Non hanno recinzione, cioè nel senso, mentre in Italia tutti hanno tipo recinzioni più alte che puoi, perché loro devono proteggersi dagli alieni, qua la gente è così, cioè vabbè, cazzo ce n'è. Quindi praticamente tu puoi entrare nei giardini delle persone, puoi addirittura entrare nelle case delle persone, perché qua la gente ha la mania di non chiudere a chiave le porte di casa. E non sto scherzando, mi viene in mente tipo quei telefilm americani, tipo Desperate Housewives, che vivevano tipo in questi quartieri residenziali dove la gente non chiudeva mai la chiave, quindi tutta la gente entrava in casa. Ecco, cioè proprio esattamente così. Io quando abitavo prima nell'altro appartamento con le mie ex coinquiline, non chiudevamo mai a chiave. Io chiudevo la mia stanza perché avevamo la chiave per la stanza e la chiave per l'entrata, noi non chiudevamo mai l'entrata. Nessuno è mai entrato nel nostro appartamento. Quindi, non lo so, i canadesi sono strani, oppure il loro paese è così buono che i canadesi sono così dei piccoli marshmallow che loro non hanno paura della criminalità. Cioè, non lo so. Credo di averlo già detto questa cosa nel video in cui parlavo della spesa. È il fatto che i canadesi hanno un po' l'ossessione per il burro, cioè loro mangiano il burro ovunque, nel senso quando tu ti metti a mangiare, per loro tipo il piccolo antipasto, cioè non tanto antipasto, cioè loro lo mettono sul tavolo, burro e pane, anche nei ristoranti, cioè se vai nei ristoranti, non magari fast food, i ristoranti ti portano sempre burro e pane, cioè loro sono ossessionati da questa cosa. Io non mi ricordo se in Italia si faceva questa cosa, cioè io non credo, cioè so il pane ma non il burro. Quindi sì, loro hanno un po' un'ossessione per il burro, cioè hai sempre il burro perché sul tavolo, sempre comunque, burro e pane, cioè io andrei a mangiare burro e pane sempre per la mia vita perché nei ristoranti c'è il pane buono, quindi bella lì, cioè a me va benissimo, non sto giudicando nessuno. Cosa è il fatto che i canadesi non amano che tu gli dia del lei, mi spiego meglio. Mentre in Italia, quando sei all'università e osi iniziare un'email con salve, la prof ti uccide e ti boccia per le prossime 5 sessioni, qui nessuno si dà del lei. Cioè io all'inizio, quando sono arrivata in Canada, ho iniziato le mie lezioni e dovevo rivolgermi ai prof, mi rivolgevo sempre con lei. I prof subito, cioè proprio appena ho detto lei, mi hanno detto no, tu mi chiami per nome, mi chiami con il nome. E ero tipo, ma non mi sento bene a farlo, cioè non voglio chiamarti per nome, cioè cazzo sei tipo 30 anni più vecchia di me, non voglio, cioè mi sento male, io mi sentivo male in quel momento. Ho detto no, tutti i prof mi hanno chiesto di chiamarli per nome o dargli del tu, ma mai del lei. E io ero tipo, va bene, cioè quindi mi sono un po' adattata a questa cosa. Quando ho conosciuto i genitori del mio ragazzo, anche lì ho cercato di dare del lei ai suoi genitori. No, mi hanno subito tipo, dammi del tu. E io ero tipo, va bene, qua non funziona essere, cioè non lo so, la cortesia non funziona. Quindi sì, i canadesi non amano essere, non lo so se sia una questione del tipo mi sento vecchio a non darmi del lei, o sia proprio una questione del tipo che non si sentono tipo, non dico che in Italia la gente si sente superiore perché dai del lei, ma ho l'impressione che tutti vogliano essere chiamati lei, cioè nel senso ho un po' questa impressione che un po' tutti hanno un po', si credono, un centro dell'universo, ma vabbè, dettagli. Però almeno con i prof e con le persone, cioè anche al lavoro addirittura, ho dei colleghi che sono molto più vecchi di me, cioè io mi sento male a dare del tu. Anche oggi addirittura mi è successo che ho chiesto
un mio collega mi ha chiesto: sai come stai? Tutto è bene, lei come sta? Lui mi fa: il mio nome è questo, non darmi del lei. Ero tipo: Gesù Cristo. Quindi ecco, sì. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se avete altre domande fatemele pure, ci vediamo la prossima volta, ciao!